buongiorno, volevo appunto la parte, volevo sapere se qualcuno è uscito un po' accercato dalla partita di lunedì, se c'è qualche affaticato, se questo può incidere sul fatto che possa fare magari il turnover, rientra Basit, no, però grossi problemi non abbiamo avuti dal punto di vista fisico. Oggi non so fare una valutazione precisa su quanto e come abbiamo recuperato, perché non sono passate neanche 48 ore, quindi abbiamo mischiato un pochettino le cose. Vediamo domani alle 2:30, l'idea di massima ce l'ho, però vediamo alle 2:30 di domani come fare, anche se problemi fisici grossi no, non abbiamo avuto. È uscito Bello mezzo crampo e ce l'ha avuto un po' l'affaticamento Fabio, niente di trascendentale. Pensa comunque di cambiare qualcosa o vediamo. Vediamo, tento di mettere in campo la squadra migliore per vincere la partita. Io i giocatori lo dissi già in tempi non sospetti, ma questo non maturato nel corso del tempo, con esperienza, con errori che si fanno, poi questo è il modo di pensare mio, ogni allenatore può fare come gli pare, non credo neanche che sia giusto dare contentini ai giocatori perché l'umore rimanga roseo per tutti. Io devo vincere le partite, noi dobbiamo vincere le partite, quindi tento di mettere in campo, non perché, oddio, è meglio che tre recuperino così domenica sono fresco, no, devo star fresco domani. Domani gioca la squadra migliore che posso mettere in campo, dopodomani vediamo che succede per domenica. Lei ha scoperto, sta scoprendo tante alternative valide, questo tutto sommato appunto convalida quello che sta dicendo in questo momento, ma mi chiedo come atteggiamento tattico, cioè domenica adesso ha giocato la migliore partita secondo me dall'inizio dell'anno, pensa di poter confermare le due punte Belloni dietro? Lo sta valutando? Ma oddio, come posso dire, come ruoli definiti, il fatto che Nello non sia disponibile un po' mi castra sotto questo aspetto qua, nel senso che eventualmente sia Belloni che Bruschi secondo me non sono con quelle caratteristiche lì di quelli che giocano adesso, quindi questo non vuol dire che uno non li possa far giocare, sviluppare una roba differente da quello che abbiamo fatto domenica, il calcio va per tante vie, però sono più rifinitori, ecco, quindi al di là di Zini che è un giocatore in fase di recupero, non è che io abbia abbondanza in questo punto qua, quindi vediamo come hanno recuperato i due davanti, se stanno bene ci sta pure che ripartano loro due. E se non dato un shine? Fragno porta bene, vediamo. Un dato interessante è il fatto che quando ha pescato dalla panchina, anche a gara in corso, ha avuto sempre risposte positive. Ecco, a cosa è dovuto questo, secondo lei? La risposta positiva? Sì, la risposta. È dovuta che ho giocatori che macinano durante la settimana, quindi prendono la domenica quello che si meritano per il lavoro che hanno fatto. Io l'ho detto, adesso dopo tre vittorie e due pareggi è facile parlare, però ho sempre detto che è una squadra che fa tutto a massima intensità, e c'ho giocatori che pensano a quello che devono fare nel caso in cui vengano chiamati in causa. Io sono stato giocatore, quindi lo so che dà fastidio quando uno non gioca, lo so che il fatto di star fuori a volte comporta malumore, può comportare maggior malumore in un gruppo di 33 giocatori, però la vita va così, e invece di piangerci addosso, uno deve tentare di piangersi addosso quello che non gioca, deve tentare di mordere, di farmi vedere che magari commetto un errore a non farlo giocare, o negli scampoli di partita che ho chiamato in causa, fare il 110% delle proprie possibilità per dare una mano a noi. Io questo l'ho vissuto sulla mia pelle da giocatore, se faccio 20 partite o se ne faccio 35 non è una roba che sposta, cambia come fai le 20 o come fai le 35, quindi oggi un calciatore deve pensare a fare meglio un po' quando è chiamato in causa, perché nel calcio non è la prima volta che succede che uno che non gioca mai poi gli capita l'occasione. Basita è un esempio lampante che a forza di dai alla fine è diventato un giocatore che all'inizio si è conquistato la possibilità di giocare a 99, io per primo non avrei mai pensato, perché quando abbiamo cominciato eravamo giovani e lui era il più giovane, invece il calcio ce n'ha tante di queste soluzioni qua,
Detto questo, non è che li scopro oggi, Salifu, Tassi, Zini, insomma, sono giocatori che abbiamo preso coscienti di quello che andavamo a prendere, quindi sapevamo che manca uno, manca l'altro in corso d'opera, cioè, tutti possono essere utili, però sempre dei giocatori che non... Questo non vuol dire che giocano tutti, vuol dire che tutti siamo utili, è un'altra cosa. No, a questo proposito, su Tassi volevo chiedere, mister, che era un giocatore che è arrivato e all'inizio l'aveva provato spesso, no, tra i titolari. Ecco, che cosa gli è mancato, cosa ha in meno in questo momento rispetto agli altri? Va che la squadra prende una piega e va bene, a me toccare le robe che vanno bene non mi piace tanto, per il semplice motivo che se io pensassi che cambiare gli interpreti ho lo stesso risultato sempre, vuol dire che penso che le cose le determino io, invece non è così, le determinano i giocatori. Ci sono delle caratteristiche per fare una roba, delle caratteristiche per farne un'altra. Oggi la squadra produce questo perché ha delle caratteristiche ben precise. Se entra qualche giocatore con delle caratteristiche diverse, magari non viene la stessa roba, ma non vuol dire che viene meglio o peggio. Però oggi non vedo il motivo per cui magari andare a spostare degli equilibri. Poi questo non vuol dire che domani l'ore magari non possa giocare o domenica non possa giocare. È un ragazzo, un altro dei ragazzi che in questo momento qua stanno fuori, che morde il freno nel modo giusto, c'è un'applicazione della Madonna, sono ragazzi positivi. Bisogna che speriamo che questo stato d'animo qua duri per più tempo possibile, perché poi è normale che più passano le partite, più uno non gioca e più si avvelena. Questo fa parte del calcio, ci siamo passati tutti. Domani gioca contro una ex, l'ultima ex. Questo non so, fa un vantaggio, può darsi perché conosce molti, credo, dei giocatori che va a affrontare. E poi volevo chiedere, però, rispetto alla partita che abbiamo giocato, il derby, molto partecipato anche sulle tribune, domani troviamo un ambiente freddo, cioè questi fanno anche la sciopero di tipo adesso, la Juventus forse non richiama tantissimo. Ecco, questo aspetto ambientale per me è molto, può avere un peso nella partita. Oddio, rispetto alle ultime che abbiamo giocato, sì, nel senso che in casa, vabbè, è superfluo dire che la spinta noi ce l'abbiamo in più. Però fuori casa abbiamo affrontato oggi delle partite dove comunque c'è stato tanto seguito anche dalla squadra di casa, quindi giocare in stadi come Siena o Pisa o Lucca ha una cornice da calcio. Può darsi che domani non troviamo una cornice da calcio e ci adeguiamo a una cornice che non è da calcio, perché è un'altra partita delicata. Ora più passano le gare e con questo standard qua è normale che le attenzioni si spostano un po' sui giocatori in questo momento qua, e uno deve saper reggere la pressione sia in negativo quando le cose non vanno bene, sia in positivo quando le cose vanno bene. Io vengo da un ambiente come la Juventus, e l'ho detto ai ragazzi nella riunione pre-partita dell'altro giorno, dove uno tocca con mano perché una squadra vince sempre. Al di là del fatto che comprano i giocatori migliori, però è povera come considerazione, lo sanno tutti che la Juventus compra i giocatori migliori. Poi però c'è la cultura del lavoro e un'abitudine a fare le cose al massimo delle proprie potenzialità che fa spavento, e infatti vincono sempre loro. Ecco, io per quel che riguarda me ho preso tanto da un ambiente così, mi piacerebbe riuscire a trasferire qualche cosa ai gruppi di lavoro dove sto, perché il giocatore che si siede dopo tre risultati utili consecutivi ce n'è una caterva in giro, il giocatore che spinge dopo tre risultati consecutivi non ce n'è una caterva, e è quello che di solito emerge. A me piacerebbe che la mia squadra diventasse così. Quali sono le insidie della partita di domani? Troviamo una squadra forte, secondo me, nel senso che è una squadra forte, molto istruita tecnicamente perché c'ha scuola, è comunque la Juve, che piace o che non piace, quindi l'impatto di quando si scende in campo non è come gli altri. Squadra che è estremamente aggressiva, non è passiva nelle situazioni, vuole tentare di cadenzare lei i ritmi, quindi ci può mettere in difficoltà, e come ho detto dopo Pontedera possiamo anche avere dei vantaggi, questo vale per tutte e due, quindi può venire fuori una partita aperta, questo sì. Che giudizio della sua esperienza alla Juve invece? È stata che giudizio breve, do? Breve ma intensa. No, io sono stato benissimo oggi in ritiro, torniamo in un ambiente dove sono cresciuto, io ci ho fatto tutto il settore giovanile, ho debuttato in prima squadra, ci ho allenato, non può essere la normalità, come è normale che sia. Trovo tutto il mio staff dell'anno scorso dall'altra parte, quindi
Patelli, Palazzolo, Maiuri, quindi ritrovo volentieri fino al riscaldamento. Dopo ognuno fa quello che deve fare, non sono un sentimentalista, mia moglie non è contenta, ma nemmeno nella mia vita normale, peggio nel lavoro, nel senso che ho i miei obiettivi, ho le mie ambizioni, la Juventus mi ha dato una grandissima possibilità, pure oggi la sfrutto, se non avendo la possibilità di andare in una piazza importante come Arezzo, quindi io ho solo che da ringraziare l'ambiente in cui ho lavorato. Detto questo, domani c'ho necessità, come loro, di vincere la partita, quindi facciamo il nostro. Quali sono i loro punti di forza, quello di cui bisogna più guardare? Una squadra che tendenzialmente è sempre aggressiva, è una squadra che si può produrre tante situazioni fastidiose per poter fare gol. Abbiamo tentato di prepararci in questo senso qua, abbiamo tentato di trovare delle contromisure su quello che possiamo fare noi. Andiamo comunque a fare la nostra solita partita perché è l'indole di questo gruppo qua, quindi tentiamo, a meno che non ci mettano loro dentro il metacampo, di non essere passivi. Poi qualitativamente, insomma, hanno dei giocatori, ora magari faccio torto a qualcheduno, però Pereira, sono giocatori che non sono di serie più, serie C, di Lega Pro, insomma, quindi c'è da starci attenti, ecco. Gliel'avevamo chiesto a inizio stagione, però ora non so se ha cambiato idea sulla squadra B, insomma ce n'è una sola alla fine, anche se doveva essere una riforma più vasta. Che opinioni ha su questa cosa, che di fuori non piace? Non so. Non piace molto chi è addetto ai lavori, anche ora non so. Vale, penso che non piace a nessuno, e a oggi credo che non piaccia nemmeno a loro. Quindi per come si sono strutturate le robe, penso siano stati quasi costretti a farla, visto che l'ha fatta soltanto la Juventus, perché mi fermo, quindi vado veloce. In Italia va così, abbiamo fatto un sacco di confusione, le squadre che la volevano fare sono impreparate nelle strutture, negli staff, nel modo di fare, non si capisce niente perché facciamo sempre tutto all'ultimo minuto. La Juve l'hanno costretta a farla, la richiesta che venne fatta prima di cominciare questo campionato qua per le seconde squadre non è quella che abbiamo in atto adesso, era roba diversa, con 4, 5, 6, 7 partecipanti, con altro tipo di metodologie, stiamo a fare un casino della Madonna, non copieremo, ho usato pure il termine quello sbagliato, non riusciremo mai a riprodurre un format come quello che fanno all'estero, perché noi non siamo italiani, quindi è inutile che un anno vogliamo fare come fa la Germania, poi l'anno dopo vogliamo fare come fa la Spagna, poi l'anno dopo vogliamo fare il possesso, siamo italiani, io penso che la gente italiana deve essere italiana in tutto quello che fa, senza dire è meglio quello, è meglio quello. Tentiamo di tirare fuori il meglio che sappiamo fare noi. Non siamo capaci di organizzarci per fare seconde squadre. Facciamo a meno di farle, continuiamo dai prestiti alle società di Serie C, i giovani continuano a crescere, non succede niente. Fatto così, io penso che insomma dia noia pure a Juventus. Quindi non so che dire, dovete farla loro dopo questa domanda qua. Grazie. In un contesto di inizio decisamente positivo, perché i risultati sono evidenti, sia sul piano dei risultati che anche del gioco, dove si vede anche la mano dell'allenatore, evidentemente. C'è un aspetto in particolare dove più di altri bisogna comunque ancora migliorare. Cioè, per esempio, ho sottolineato l'altro giorno, giustamente, il primo quarto, una partita molto bella, il primo quarto d'ora dove c'è stata un po' di disattenzione, dice se ci mettono sotto gli altri, creano le occasioni perché sono più bravi, ci sta, ma se è per colpa nostra non ci sta. No, è comunque una fase di crescita, nel senso che in una squadra che per la maggior parte dei suoi elementi nell'organico non è estremamente esperta, può succedere. È anche vero che ci sono pure gli avversari, le partite alle volte vanno a fasi. Ci sta anche che il Pontedera, che comunque è una squadra che è venuta e ha fatto quello che voleva fare, nel senso non è venuta a far barricate, ci sta che ci conceda 10 palle gol, ci sta anche che se le produca, e noi impariamo a soffrire quando gli altri le producono. C'è stato un momento dove abbiamo subito una montagna di cross, la difesa è stata attenta, siamo stati arcigni, abbiamo fatto un paio di sbavature che ci potevano costare caro, però insomma una partita di calcio ci può stare. Alla fine ci abbiamo un portiere per quello, e alla resa dei conti ci è andata bene che non è stato determinante, però come dissi dopo la partita, io alle volte mi rendo conto per me stesso che sono uno che vorrebbe
che la mia squadra primeggiasse su quell'altra in tutto quello che fa, e non è possibile perché non è umano, quindi a volte mi devo ridimensionare prima io e i miei giocatori. Però è una roba da trasmettere in positivo, nel senso questa... poi sai, io solitamente negli ambienti vengo preso come arrogante, non è una cosa che non mi fa dormire di notte, non mi interessa niente. Importante è il rapporto che riesco a creare con i miei giocatori o con la gente che lavora con me durante il giorno, che è quella con cui condivido la quotidianità. Io sono contento quando riesco a trasferire i concetti che mi piacciono a dei giocatori predisposti per quello che mi piace, quindi oggi noi lavoriamo sereni, tentando di fare il calcio migliore che possiamo fare perché sia produttivo per il risultato finale, solo per quel motivo là, tutto il resto sono cose che non mi interessano. Senta, stiamo scoprendo dei giovani molto importanti che ci fanno un po' sognare. L'ultimo è stato Brunoli, ma insomma voglio dire anche Belloni si sta inserendo, credo, in questa squadra con grande autorità. Ma poi abbiamo visto Sarifu una mezz'oretta. Ecco, questi sono secondo me giocatori che possono tutti farci fare un salto di qualità, alcuni lo stanno grosso. Sarifu, chiaro in particolare, ecco, quali sono le prospettive di questo giocatore? Rispetto alle sue condizioni di salute, ma tanto passa tutto per di là, nel senso che è un giocatore che è in normale ritardo da un infortunio lungo e quindi va centellinato nel minutaggio per il semplice motivo, come ho detto dopo la partita, che quando i miei allenatori mi hanno fatto giocare perché io pestavo e non ero pronto, ho fatto figuracce, quindi uno poi, il giocatore, quando arde per giocare non ha la percezione se sta o se non sta bene o per quanto può star bene durante la partita, quindi quello è il compito mio, tentare di individuare il minutaggio migliore, quando posso scegliere o quando non posso scegliere perché c'ho necessità, uno va dentro punto e basta, però oggi che ho la possibilità di giostrarla, ragazzo che ha giocato ad altissimi livelli, è un giocatore che parla e in una squadra giovane come la nostra i giocatori che parlano sono fondamentali, un giocatore esperto ci darà sicuramente una grossa mano, ma come ce la può dare Tassi, come ce la può dare pure Zini, che invece di essere un giocatore esperto è un ragazzo, perché come ce la può dare Bruschi, sono tutti giocatori di talento che vanno inseriti quando è il momento che siano inseriti, se la zecco. In queste conferenze lei fa poche concessioni all'estetica, no? Il concetto che passa è quello di molto pragmatismo, però leggo dichiarazioni di grandi complimenti nei suoi confronti, al di là dei risultati, proprio per la qualità del gioco che sta esprimendo la squadra. L'ho letto da Pieroni a Brunoli a Buglio, no? L'altra sera. Per farla giocare bene questa squadra ci ha voluto un lavoro di testa soprattutto, e un lavoro tattico sul campo e tecnico, quindi ecco, dove ha dovuto mettere le mani in maniera più continua. Guarda, la società mi ha messo a disposizione un gruppo di giocatori bravi dal punto di vista tecnico e c'è una base, tra virgolette, facile su cui lavorare sotto questo aspetto qua. Io nel corso dei miei anni da allenatore ho vissuto un'evoluzione, come è normale che sia. Oggi se mi rivedo 10 anni fa mi sono perso su estetica e poca efficacia quando potevo fare dell'altro. Oggi non ho più tempo, quindi se come tutti quelli che fanno questo lavoro, ma pure per voi, io penso che un giornalista di voi che lavora per una testata ambirà a guadagnare 1 milione d'euro e lavorare per la miglior testata del mondo, per noi è uguale, quindi se mi voglio spicciare a fare qualcosa di buono nella mia carriera, ho pensato che magari assottigliare il bello da vedere e aumentare il pratico da fare sia stata la cosa migliore. Questo non vuol dire che mi riesca, però è una cosa su cui ho tentato di lavorare su me stesso, ecco. Mi piace comunque che la squadra quando fa le robe abbia un verso da calcio, logico. Non sono un amante degli schemi, quindi non mi piacciono gli 11 contro 0, le giocate schematiche, non sono un amante di quella roba là, perché penso che il giocatore vada istruito per concetti, perché poi in campo la situazione la deve saper leggere lui. Io ti posso dire che può capitare, poi se ne capitano 5 è l'abilità tua a saper scegliere quale tra le 5 c'è quella che serve in quel momento là, e quello lo fanno i giocatori. Per quello io quando dico che i complimenti di sia lui l'altro giorno vanno girati ai giocatori, non lo voglio fare per finta modestia, non vado nemmeno mai sotto la curva quando vinciamo le partite, perché non mi voglio ergere io al protagonista della scena, perché non lo sono,
una semplice constatazione. Io sono un